Herzlich willkommen zur zweiten Runde von Salto Debate, die Salto-Wahldebatten zur Parlamentswahlen. Alto Giro Alta Corsa, nach Manfred Mayer und Gigi Spagnoli haben wir zu Gast zwei Kandidatinnen für den Senatswahlkreis West-Meran-Finchgau, Landtagspräsidentin Rita Mattei, Kandidatin fürs Mitte-Rechts, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia und Noi Moderati. Und die SSVP-Senatorin und Vorsitzende der Autonomiegruppe im Senat, Julia Unterberger, natürlich für die Südtiroler Volkspartei. In seiner Abschiedsrede als Vizeobmann der SVP, Karl Zeller, sagte, es sei ein Fehler gewesen, die gute, erfolgreiche Zusammenarbeit mit der PD zu beenden. Also Blockfreiheit der SVP, keine oder eine gute Nachricht. Beginnen wir bei Ihnen, Frau Senatorin. Was meinen Sie dazu? Ja, ich war auch immer der Auffassung, dass wir weiterhin mit dem PD zusammenarbeiten sollen und auch, dass ein Wahlkreis den italienischen Südtirolern zusteht, dass es gar nicht so sinnvoll wäre, wenn jetzt nur deutschsprachige Parlamentarier in Rom sind. Aber in unserer Partei, und das muss man halt auch verstehen, war der Bezirk Unterland, der sagte, wir wollen auch endlich einmal einen eigenen Kandidaten haben. Wir haben das letzte Mal die PD-Kandidaten unterstützt und noch dazu provinzfremde Kandidaten. Eine davon hat sich dann nicht mehr oft blicken lassen und das war für die Unterlandler eine dramatische Erfahrung und damit hat halt die Partei diesem Wunsch nachgegeben. Ich persönlich wäre dafür gewesen, den PD-Kandidaten Spagnoli zu unterstützen. Presidente Mattei. Su una cosa concordo con la senatrice Unterberger, e cioè sul fatto che certamente sarebbe stato utile lasciare appunto un seggio, come è sempre stato, al gruppo linguistico italiano. Dopodiché, naturalmente, le dinamiche erano varie. Certamente, ecco, per questa volta c'è stata comunque una scelta dell'SVP di non allearsi direttamente al PD, come è sempre stato naturalmente fino ad oggi, e questo chiaramente... Certamente dipende anche dal fatto, diciamo, degli exit poll che ci sono fino ad oggi e magari avrebbe dato poi delle difficoltà, magari un domani, chiaramente per avere, diciamo, un approccio col nuovo governo che naturalmente io spero che queste previsioni poi vadano a buon fine e allora ci dovrebbe essere un governo di centrodestra. Sul resto, ecco, sulle parole di Karl Zeller, non è che non mi meravigliano più di tanto perché diciamo le posizioni sono state sempre molto chiare da parte sua, come anche naturalmente da parte sua, e quindi non è che mi abbiano meravigliato più di tanto. Io però devo dire che una cosa sì mi meraviglia, e cioè che noi come Lega comunque siamo al governo con l'SVP in provincia dal 2018. Io penso che nessuno dell'SVP possa dire che il rapporto diciamo di governo non sia stato buono e proficuo. Io non credo, almeno nessuno dell'SVP che è in provincia l'ha mai detto. E quindi ecco, questa insistenza, no, contro in questo caso la Lega, a un certo punto anche non la capisco. E vorrei anche aggiungere che comunque quando si è stato fatto il contratto di governo per le provinciali, naturalmente è stato fatto dopo 3 mesi di trattative fitte, quindi su tutti i vari argomenti, dall'economia all'agricoltura, insomma su tutti i vari argomenti, naturalmente dopo aver esaurientemente esserci rapportati, l'SVP poi ha deciso, ecco, di allearsi in questo caso con la Lega. Capisco che dopo decenni e 70 anni col governo di centrosinistra, capisco che è stato certamente una scelta non facile, però a posteriori devo dire che mi sembra che stiamo governando bene assieme. Quindi
Il senatore Calderoli in visita a Bolzano recentemente ha detto che la Lega in Parlamento ha difeso l'autonomia addirittura più dell'ASVP. Su questo lei che... Ja, das ist eine Anmaßung von Calderoli, stimmt sicher nicht. Es stimmt, dass Calderoli autonomiepolitisch relativ offen ist, aber jetzt zu behaupten, die Lega hätte mehr gemacht als die Südtiroler Abgeordneten, ist schon eine präpotente Aussage. Und nur um Rita zu antworten, also bei den letzten Wahlen zum Landtag hat die SVP einfach den Wählerwillen der italienischen Bevölkerung zur Kenntnis genommen. Also die italienische Bevölkerung hat eindeutig die Lega gewählt und es wäre nicht richtig gewesen, wenn wir jetzt von jeder anderen Partei einen genommen hätten und zusammen und wir sozusagen bestimmt hätten, wer die Italiener vertreten soll. Und bei einem muss ich ihr auch noch recht geben, es stimmt, also ich bin ja nicht im Landtag, aber ich höre es, die Zusammenarbeit mit der Lega hier im Land ist gut, also es gibt keine größeren Konflikte, aber für mich ist die Lega halt, und da haben Sie ja das schöne Foto, Lega Salvini Premier, und wenn ich an Salvini denke, dann hört bei mir halt der Spaß auf, weil seine gesamten Ansichten, seines stündlichen Wechseln von irgendwelchen Überzeugungen, seine Russland-vielen Ansichten, wo er plötzlich zum Pazifisten geworden ist, nachdem er gesagt hat, jeder soll sich bewaffnen, um einen Einbrecher, der eindringt, sogar in den Garten erschießen zu können, ist er plötzlich Pazifist geworden, damit man keine Waffen in die Ukraine liefert. Also, ich finde einfach diesen Herrn Salvini völlig daneben und ich hoffe, also die Lega sinkt ja ständig in den Umfragen. Ich hoffe, nein, sicher nicht so stark wie die Lega, aber ich hoffe, dass sich in der Lega die Vernünftigen durchsetzen. Es gibt ja durchaus vernünftige Personen, die Governatori del Nord und so weiter, und dass einmal endlich diese Lega sich von Herrn Salvini abkoppelt. Ecco, so naturalmente dalle sue dichiarazioni sui giornali, sui media, eccetera, eccetera, che naturalmente appena già solo a vedere, no? Ecco. Come ich in Stimmung, wenn ich das Foto sehe. Esatto. Però, ok, come magari succede a me a vedere quando vedo qualcun altro, per carità. Queste sono anche simpatie o antipatie personali, su cui non entro neanche nel merito su questo. Per ciò che riguarda però, ecco, l'autonomia, perché questo naturalmente per noi in Alto Adige è un tema fondamentale, no? Quindi la difesa dell'autonomia e, se possibile, naturalmente riuscire anche a proseguire con nuove competenze. Ora, per quanto riguarda la difesa dell'autonomia, adesso non so, l'ultima volta per esempio è stata eletta appunto con i voti dell'SVP una rappresentante del PD, la quale, adesso a parte il fatto che non si è più fatta vedere eccetera, ma questo è abbastanza normale anche perché non era naturalmente dall'Alto Adige, però sappiamo tutti che quello che poi succede al governo naturalmente dista molto da quello che succede da noi in Alto Adige. E fino adesso al governo, in realtà, chi ha sempre comunque, proprio stiamo parlando del vicepresidente del Senato Calderoli, è una delle persone che sicuramente si è sempre speso proprio per la difesa, per aiutare l'Alto Adige in difesa dell'autonomia. Per ultimo anche, per esempio, quando c'era da discutere sulla questione della diminuzione dei parlamentari, perché chiaramente anche su quello, per esempio, sappiamo che in base alla proporzione degli abitanti dell'Alto Adige, al resto dell'Italia, se si doveva stare solo sulla questione degli abitanti, naturalmente qui ci sarebbero aspettati chiaramente anche meno senatori eletti, eccetera. E anche su questo, per esempio, Calderoli si è speso. E questo... Liebe Rita, da bist du nicht ganz richtig informiert. Am Anfang hat der Calderoli wollen einen Sitz abschaffen. Und dann hat der Landeshauptmann sogar Österreich zu Hilfe gerufen, weil diese drei Sitze im Statut, also das ist international, durch internationale Verträge verankert, dass eben in Südtirol
Senat ist ja die Vertretung der Regionen, im Verhältnis zur Bevölkerung 2/3 deutschsprachige und 1/3 italienischsprachige, dass 3 Senatssitze sein müssen. Also Calderoli hat erst nach einer langen Diskussion und Streit da nachgegeben. Ursprünglich wollte er uns einen Senatswahlsitz abschaffen. Aber das war so. Aber trotzdem möchte ich jetzt nicht. Also Calderoli hat sicher ein offenes. Ansonsten, also jetzt gerade in dieser, das war jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ansonsten sprechen wir oft mit Calderoli und er hat ein offenes Ohr. Seine Mutter war ja aus Wien und dann hat er noch einen Verwandten aus Südtirol. Also Calderoli ist sicher jemand, der sensibel ist für die Autonomie. Und die Lega im Besonderen hat die Autonomie auf ihre Fahnen geschrieben, das ist klar. Aber im Mitte-Rechts-Zentrum ist die Lega jetzt eine kleine Partei im Verhältnis zu den Fratelli d'Italia. Die haben 25% der Stimmen und die Lega 9-10%. Und da werden die Fratelli, die... 12, mal lo stesso. Ja, okay, je nach, auch wenn es 12, dann wäre es immer noch die Hälfte. Und da werden jetzt die Fratelli d'Italia den Ton angeben. Und was man von denen hört in puncto Autonomie und Nationalismus und Zentralismus, im Übrigen auch von Forza Italia, also in dem Rechtszentrum, seid ihr die Einzigen, die autonomiefreundlich sind, weil weder Forza Italia mit der Kollegin Bianco Fiore, die hier für Südtirol, also für Forza Italia in Südtirol immer gesprochen hat, und Urzi, natürlich eine Katastrophe für uns. Ich befürchte, dass ihr euch dann nicht mehr ganz behaupten werdet in dieser Frage. Und, das möchte ich auch noch betonen, Autonomiefragen sind natürlich sehr wichtig, aber für mich gibt es auch noch andere Fragen. Es gibt die Frage, wie man sich in der Migrationspolitik verhält, ob man versucht, die niedrigsten Instinkte der Menschen zu wecken, indem man da und mit dem Finger auf die Migranten zeigt und sagt, die sind für alles schuld. Es geht darum, was für gesellschaftspolitische Ansichten da sind, sozialpolitische, die Flat Tax, die ganz klar den ökonomisch Bessergestellten zugutekommt und nicht den sozial Schwächeren. Jetzt der Vorschlag, der kommt zwar nicht von euch, aber ist auch schlimm genug, von Fratelli d'Italia, dass man gegen den Willen der Frau abgetriebene Föten beerdigt mit der Botschaft, die Frau ist eine Kindsmörderin. Also das ganze Gesellschaftspolitische hat für mich schon auch einen großen Stellenwert, nicht nur die Haltung zur Autonomie. Allora, se posso rispondere, certo. Naturalmente è chiaro che la Lega è un partito che è nato come un partito autonomista e federalista e naturalmente lo è ancora oggi. Quindi da sempre è stato un nostro della Lega cavallo di battaglia, quindi naturalmente, come ho già detto, di incentivare, aiutare le regioni che già sono autonome e possibilmente anche di dare un'autonomia, bisogna vedere naturalmente in che forma, perché non è semplice, infatti per questo si parlava ai tempi del federalismo fiscale, eccetera, eccetera, dopodiché è caduto anche il governo e quindi non se n'è più fatto niente. Però diciamo di dare comunque anche questa autonomia alle regioni che la richiedono. La Lega ha moltissimi governatori nelle altre regioni in Italia che governano anche molto bene, per cui il fatto di essere al governo naturalmente con Fratelli d'Italia, che certamente ha sempre avuto idee, certamente non era una loro, no, prerogativa questa, e se non da tanti magari erano anche naturalmente contrari, perché è sempre stato abbastanza centralista, questo lo sappiamo molto bene, ma proprio per questo nel programma di coalizione di governo è stato messo, quindi da tutti e 4 i partiti, anche questo punto sulla difesa e dell'autonomia e diciamo di voler portare avanti questo. Questo è stato firmato da tutti e 4 i partiti, tant'è che anche oggi per esempio sui giornali nazionali si discuteva appunto Fratelli d'Italia diceva beh, non sarà il primo punto naturalmente che faremo, perché prima ci sono altri punti più importanti tipo il caro bollette eccetera, e quindi semmai verrà come secondo punto. Ma certamente non si sarebbe fatto questa coalizione se prima non si fossero naturalmente i partiti messi d'accordo sul programma, perché è chiaro che
che il programma di coalizione è la cosa più importante, perché altrimenti è chiaro che ognuno, i partiti sono diversi e hanno diverse naturalmente idee politiche e prerogative. Dopodiché, come peraltro succede anche nell'SVP, che è un partito unico, non è che tutti no, avete la stessa visione su determinati argomenti, anche nella stessa SVP naturalmente ci sono visioni diverse, però si riesce lo stesso a governare. L'importante è mettersi d'accordo su che cosa si vuol fare, e questo è stato fatto, nero su bianco, quindi su questo siamo d'accordo. Dopodiché invece sugli altri argomenti, adesso lì naturalmente bisogna trattare, non so, per esempio la flat tax che ha menzionato, la flat tax esiste già oggi per 2 milioni e passa, mi sembra 2 milioni e 3, adesso non ricordo bene, di partite IVA in Italia, io anche col mio lavoro naturalmente lo so, ed è già quindi approvata. Naturalmente adesso parliamo di chi ha meno di 65.000 euro all'anno di ricavi, e quindi si vuole diciamo aumentare, chiaro, gradatamente, anche naturalmente in base alle possibilità che ci sono. Quindi non è che parliamo di paperoni, voglio dire, qui parliamo di imprenditori, di piccoli imprenditori, che naturalmente non solo risparmiano in tasse, perché voglio dire la tassazione in Italia, penso che almeno su questo forse siamo d'accordo, che ormai ha raggiunto fra tasse e contributi, in Italia paghiamo delle cifre enormi, arriviamo anche a un 70%, che è una cosa veramente assurda, e questo naturalmente può portare anche, no, magari a un'evasione fiscale, perché a un certo punto, se uno deve pagare il 70%, se può o se vuole, non dico che sia giusto, ci mancherebbe altro, però ritengo che sia giusto certamente pagare anche un po' di meno, credo che sia male. Ja, aber andererseits verspricht gerade ihr Leader Salvini das Blaue vom Himmel. Und es stellt sich die Frage, wie soll das finanziert werden? Das kann, er sagt, jetzt machen wir weitere Schulden. Wir wissen, wir haben schon 150% vom Bruttoinlandsprodukt, und also weitere Verschuldung ist absolut verantwortungslos, weil wir so hohe Zinsen zahlen. Und wenn die Europäische Zentralbank nicht weiterhilft und die Staatspapiere kauft, dann steigen die Zinsen immer mehr. Und sagen wir, es könnte direkt zum Staatsbankrott führen. Aber wenn wir weitere Schulden, wenn wir Versprechen machen, die wahnsinnig viel kosten, wie das der Herr Salvini macht, die Steuern senken wollen, uns weiter verschulden wollen, sodass wir neue Zinsen zahlen müssen, wie soll das funktionieren? Das ist auch eine meiner Kritiken, dass das alles, was er verspricht und sagt, nicht Kopf und Fuß hat, weil es nicht zusammenstimmt. Allora, inizialmente è chiaro che ogni, diciamo, programma elettorale, ogni programma di partito o di governo è ovvio che fa determinate proposte, dopodiché è chiaro che ci devono essere le coperture, ed è per questo che infatti non si è detto bene, da un giorno all'altro estendiamo la flat tax, no, a qualsiasi tipo di reddito. Es gibt schon Unterschiede. Es gibt schon Unterschiede. Also der Partito Democratico macht schon viel realistischere Wahlversprechen. Salvini hat bis vor kurzem gesagt, mettiamo 50 miliardi nelle tasche degli italiani. Das war jetzt bis vor einigen Wochen sein Spruch. 50 miliardi nelle tasche degli italiani. E da dove li prendiamo? Che descriveva Mattei rispetto appunto al fatto che andremo incontro a un autunno difficile, qualsiasi governo, diciamo, andrà in carica. Sì. Vincerà queste elezioni, dovrà affrontare delle misure piuttosto, insomma, impegnative. Certo. Però appunto lei ha espresso in più occasioni anche in questa discussione il fatto, cioè la posizione secondo cui Fratelli d'Italia in particolare, l'alleato di, insomma, da cui anche lei è candidata come senatrice, ha posizioni nazionaliste, populiste, anche appunto fosse secondo lei insostenibile dal punto di vista economico. Quindi, cioè, lei immagina poi dopo una cosa, cioè, che l'SVP possa in qualche modo, anche seguendo un po' la sua tradizione, collaborare con questo governo di centrodestra? Also für die SVP sind die Fratelli d'Italia ein absolutes No-Go. Also das ist unsere rote Linie. Es ist viel zu viel vorgefallen in der Vergangenheit, und wenn man schaut, was einzelne Exponenten gesagt haben, also mit null Verständnis für die Minderheiten, die sagen, geht nach Österreich, oder die sollten alle gezwungen werden, die italienische Fahne aufzuhängen und so weiter.
Also die Fratelli d'Italia müssen sich schon extrem ändern in ihrer ganzen Einstellung zur Minderheit, zu einer sprachlichen Minderheit und zur Autonomie. Ansonsten, also was jetzt diesen Aspekt anbelangt, sind für mich eben und für die ganze SVP, die Fratelli d'Italia, einfach keine Ansprechpartner. Ansonsten muss ich sagen, dass in letzter Zeit die Frau Meloni viel vernünftiger auftritt als die beiden Herren. Sie hat sogar zu den beiden Herren gesagt, hört auf, Versprechungen zu machen, die wir nicht einhalten können. Sie war schon während der Regierung Draghi total auf der Linie der Regierung mit den Waffenlieferungen und der Unterstützung der Ukraine und mit der, also Italien, der Verankerung im Atlantischen Bündnis. Also da hat sie immer gesagt, da gibt es für sie kein Wenn und Aber. Während die beiden Herren Salvini und Berlusconi immer wieder so kokettiert haben mit Putin und Russland. Und dann war da Salvini plötzlich Pazifist. Und ich merke, dass Meloni ziemlich viel jetzt auch unternimmt, um die europäischen Staaten zu beruhigen, um die Europäische Union zu beruhigen, weil wir wissen ja, wenn Italien diese Gelder der Europäischen Union nicht bekommt oder wenn die eingestellt werden, die vom Recovery Fund, beziehungsweise wenn die Europäische Zentralbank nicht mehr die Staatspapiere kauft und die Zinsen steigen, dann wird es für Italien sehr gefährlich. Und man merkt, dass Meloni, sie hat auch einmal gesagt, sie kann in der Nacht nicht mehr schlafen und sie spricht sehr viel mit Draghi. Also das beruhigt mich irgendwie. Aber die beiden Herren, also in diesem Punkt, sind die beiden Herren weiterhin unverantwortungslos. Beh, intanto già il fatto che lei dica che adesso la Meloni, per dire, no, che Fratelli d'Italia, che fino a ieri mattina era, no, il... Assolutamente. Verschiedene allora, esatto. Yeah. Ma per questo che dico. Allora, cerchiamo di non buttare tutto in un calderone. No, nel senso, un conto è dire, visto che la Lega, naturalmente, mentre in quel caso, fino ad oggi, Fratelli d'Italia era l'unico partito al governo in opposizione, e naturalmente anche questo ha portato all'incremento dei voti, no? Chiaro, perché in opposizione questo si può dire qualsiasi cosa, ma questo si sa, è anche una questione naturalmente che conosciamo tutti ed è politica. Chi chiaramente deve governare, ovviamente quello che promette lo deve mantenere e soprattutto anche naturalmente deve vedere appunto sia di far quadrare i conti, e naturalmente di portare avanti comunque un programma. Ok. Diesbezüglich hat Herr Salvini versucht, mit einem Fuß in der Regierung zu sein und mit einem in der Opposition. Das hat ihm der Draghi dann ja auch vorgeworfen. Er hat gesagt, man kann nicht in der Regierung die Regelung zu den Taxis verabschieden und am nächsten Tag auf die Plätze gehen und mit den Taxifahrern protestieren. Das hat der Salvini gemacht. Bene, allora, per carità, se l'ha fatto, ha fatto anche bene, perché non significa, ma quante volte anche per dire qui succede nell'SVP che qualcosa viene approvato, non so, in giunta, dopodiché viene fuori un patatrac che non finisce più e gli stessi, per dire, dell'SVP, no, si litigano uno con l'altro, uno dice una cosa e no, questo si fa, questo non si fa, ma quello succede naturalmente, no? Ecco, bene, però quando si è al governo, e questo appunto l'SVP lo sa meglio di noi naturalmente, che tra l'altro in provincia siamo in tre, ma comunque sia, è chiaro che qualsiasi cosa... Non è detto che chi è al governo debba per forza essere d'accordo su tutto quello che si faccia, ma questo è normale che sia così. Per cui se uno non è d'accordo dirà su questo non sono d'accordo e faccio un'altra proposta. Aber zwischen sagen ich bin nicht einverstanden und auf die Plätze protestieren gehen, da liegt noch was dazwischen. Non credo che sia morto nessuno, si è andato a protestare. Ja, aber das war also diese Situationen wegen diesen Situationen sono successe anche qua da noi, altro che protestieren auf die Plätze. Qui sono successe cose veramente molto ma molto più gravi, penso
che protestare sulle piazze. Però voglio dire, posso, torniamo... Mi interrompo solo un attimo, prego. Presidente, scusi. Ma perché con appunto... donne è complicato. No, eh? Vabbè, ma state dibattendo. Perché... Scusate, hai ragione. Vabbè, è un dibattito acceso, ve lo lascio svolgere, ma chiaramente volevo comunque introdurre alcuni elementi. In realtà li sono stati introdotti comunque anche in campagna elettorale, adesso al di là poi di quello che sa il governo, non sappiamo ancora quale sa, lei dice molto probabile sarà di centrodestra. Però su alcune questioni, ad esempio quella legata al conflitto ucraino, in campagna elettorale sembrano esserci delle diversità di vedute tra Meloni e Salvini. Su questo, ad esempio, secondo lei è d'accordo con Salvini? Ripeto, ci sta che ci siano diversità di vedute. Chiaramente, ecco, questo è un problema che certamente adesso non si può discutere in un minuto. Purtroppo adesso tutta la crisi, no, che noi abbiamo oggi, quindi il caro bollette, il caro petrolio, il caro gas, eccetera, eccetera, che purtroppo ci va naturalmente a pesare non solo a tutte le aziende, dalle piccole alle grandi, e se sono grandi naturalmente peggio ancora, ma anche ai cittadini normali che naturalmente si vedono arrivare delle bollette stratosferiche che faranno certamente fatica a pagare. Ecco, naturalmente su questo la guerra, purtroppo, dobbiamo dircelo, ha avuto una grossa, come dire, è stata una causa, ecco, di anche tutto le sanzioni, questo. Quindi. Certo, certo. Qui naturalmente non è solo una, come dire, una decisione del governo italiano, ma è naturalmente una decisione dell'Europa, perché non è che sia solo l'Italia che decide purtroppo cosa fare o cosa non fare. Questa è una decisione naturalmente che riguarda noi, ma come soprattutto l'Europa. Quindi ecco, su questo certamente penso che ci sia almeno da riflettere diciamo su quello che dovrà avvenire prossimamente, insomma in futuro, perché certamente anche andare avanti così, adesso tutto si può capire, nessuno naturalmente è a favore delle guerre, ci mancherebbe altro, purtroppo di guerre nel mondo ce ne sono purtroppo parecchie, però certamente penso che anche l'Unione Europea debba farsi carico nel momento che prende una decisione così impattante, no? Per il popolo europeo, dopo a quel punto dovrà anche farsi carico delle conseguenze, perché per noi è facile dire certamente mandiamo i soldati, aiutiamo eccetera, però a un certo punto li abbiamo poi i fondi europei per aiutare tutti i cittadini di tutta l'Europa a superare questo momento, perché noi ricordiamoci che adesso siamo usciti da 2 anni di Covid, che già quelli ci hanno praticamente massacrato, purtroppo. Adesso inizia naturalmente tutto questo problema, e questo è un problema penso che si debba discutere, e quindi chi sarà al governo penso sia un suo non solo diritto ma un suo dovere portare avanti delle istanze in Europa, e sappiamo che certo purtroppo come governo italiano più che naturalmente come si sta facendo poi anche già in provincia, più che dire o poter dare dei contributi, è chiaro che il governo italiano più di quello non può fare, perché non è che decide il governo italiano se la guerra va avanti o meno, però intervenire in Europa sì. Also, ich habe da ganz eine ganz klare Position. Was auch immer es kostet und in auch was wir für Schwierigkeiten kommen, wir müssen das ukrainische Volk unterstützen, so gut wir können. Natürlich nicht selbst in die Kampfhandlungen eintreten, aber wir können nicht ein Volk im Stich lassen, das so brutal angegriffen worden ist von einem anderen Staat, in dem Fall von Russland. Und auch wenn die Sanktionen uns selbst auch schaden, so schaden sie doch Russland noch viel mehr. Und ich glaube, dass das die oberste Priorität hat, dass wir alles tun, um diesen Aggressor in die Schranken zu weisen und zu versuchen, den Ukrainern zu helfen, wo wir können. Danach, und da gebe ich der Rita recht, muss für unsere Bevölkerung, die natürlich unter den Energiepreisen und so weiter leiden, müssen Hilfspakete geschnürt werden. Das macht ja der italienische Staat. Wir sind ja dabei, jetzt das dritte Hilfspaket zu schnüren. Und Europa wird da wieder eine Art Recovery Fund für diese Situation
aufbringen müssen und gemeinsame Schulden machen müssen und das wird alles geschehen. Nur was man meines Erachtens nicht tun darf, und das hat auch der Herr Salvini getan, dass man das alles in Frage stellt, dass man sagt, wir wollen keine Waffen liefern, weil wir sind Pazifisten. Die Sanktionen tun den Russen nichts, sondern sie tun uns mehr als den Russen, was nachweislich nicht stimmt. Und das Ganze ständig in Frage stellen, weil wir sind ja auch von Europa abhängig. Wir müssen ja mit Europa mitziehen. Und das ständig in Frage zu stellen, glaube ich nicht, dass uns gut tut, also den Ukrainern schon gar nicht, der Europäischen Union auch nicht, aber uns selbst auch nicht. Und offenkundig verstehen die Italiener diese zwiespältige Haltung, weil man merkt es eben in den Umfragen, die Lega ist jetzt sogar von der Fünf-Sterne-Bewegung überholt worden. La Lega in difficoltà? Allora, la tua posizione, per esempio, di dire ok, a tutti i costi noi dobbiamo andare avanti a tutelare l'Ucraina, eccetera. Bene, penso che così, in linea teorica, penso tutti possiamo essere d'accordo. Ma io penso anche che, e ripeto, quando si prendono determinate posizioni bisogna anche capire quali sono le conseguenze, perché noi, e questo si riflette poi naturalmente su tanti argomenti, chiaro, dice sì, bene, adesso ho sentito che è stato prorogato la prossima settimana, no, bene. Vedremo naturalmente cosa si potrà fare e lo stesso Salvini ha detto questa è una cosa che non possiamo aspettare naturalmente di avere il nuovo governo perché naturalmente qua gli italiani oggi non riescono a pagare le bollette, ci sono aziende che già oggi devono chiudere, ci sono aziende che fanno lavorare gli operai dalle 6 di mattina fino alle 4 di pomeriggio per risparmiare qualche cosa delle bollette, yeah, eccetera, yeah, eccetera. E non solo in Italia, ma anche qua da noi in Alto Adige. Yeah, ma noi non possiamo pensare che adesso chiaramente anche in provincia si cercherà certamente di dare dei contributi, ma noi sappiamo che non è un vaso di Pandora, no, dove tiri fuori soldi a palate, a prescindere. Purtroppo non è così. E quindi sappiamo che questi contributi che si potranno dare difficilmente, anzi potrei dire molto difficilmente, riusciranno naturalmente a coprire questi debiti. Poi più l'azienda è grande, naturalmente peggio è, questo sia chiaro. Però se già un bar da 2.000 euro ne deve pagare 8.000 o 10.000, c'è poco da dire contributi, claro, no? Ecco, e per questo che dico, esatto, appunto, allora vedremo, claro. Io me lo auguro, ma ci mancherebbe altro, ed claro, è per questo che io dico, chi andrà al governo avrà una grossa responsabilità proprio in questo momento, perché dovrà essere forte e diciamo imporsi, diciamo fare le proposte anche in Europa, portarle avanti, e mi auguro che anche gli altri stati, perché non è che gli altri stati non abbiano problemi, questo riguarda tutta l'Europa, chi più, chi meno naturalmente. Ja, aber in keinem anderen Staat kommen jetzt die Sovranisten an die Macht. Das muss man schon. Also Europa ist verständlicherweise besorgt. Und Meloni versucht zu beruhigen. Dann wird man sehen, man wird dann sehen, wie weil bis vor kurzem hat die Meloni ja noch gesagt, ihr großes Vorbild sei Orban. Und wenn man hört, was Orban sagt mit der illiberalen Demokratie und mit der Rasse, der ungarischen Rasse, die sich nicht mit anderen vermischen darf und die Familie, die nur aus Vater, Mutter und Kindern bestehen kann. Na, ich sage nur, wenn unsere zukünftige Staatschefin sagt, das ist ihr großes Vorbild, dann stehen wir halt schlecht da. Eletta, come abbiamo detto, in questo momento, no, naturalmente Fratelli d'Italia ha, insomma, adesso l'ultimo che c'era ieri, il sondaggio mi sembra il 25%, orientativamente, ok. Allora, e gli altri partiti, quello che hanno, è chiaro che nel momento comunque che i cittadini votano e fanno una scelta, questa scelta poi andrà anche rispettata, perché è anche ora di finirla, di avere, perché ormai sono 10 anni che andiamo avanti con governi tecnici di scopo, eccetera, eccetera, e uno, l'altro, e st'altro, gentilone. Cioè, a un certo punto, anche in Italia, forse presto o tardi, ci sarà un modo di votare e mandare, è difficile perché naturalmente con la legge elettorale che abbiamo non è facile,
ma in questo caso forse ce la faremo. E io penso che non cadrà il mondo, non cadrà, come non è caduto il mondo in Alto Adige, che all'inizio, quando pareva che c'era la Lega, pareva che venisse giù l'Alto Adige, mi sembra che non è successo niente di trascendentale, e quindi evidentemente anche Sarkozy, dal mio punto di vista naturalmente sarà molto meglio, ma questo non serve che lo dico, perché ovvio le mie idee politiche sono quelle. Scusate se mi interrompo, perché sennò purtroppo ci dilunghiamo troppo e non abbiamo tutto questo tempo. No, die Rechtsparteien natürlich viel schlauer gemacht haben als die Linksparteien, obwohl eigentlich mit der Links viel homogener wäre. Also die Fünf Sterne und der Partito Democratico sind in ihren Ansichten eigentlich homogener als Forza Italia, Fratelli d'Italia und Lega. Und trotzdem haben die drei sich zusammengeschlossen und gewinnen deswegen jetzt die Wahlen. Und die Linksparteien sind in drei Blöcke aufgeteilt und haben mit diesem Wahlrecht keine Chance. Das ist für mich sehr bedauerlich, ja, dass die Linken generell nicht in der Lage sind, Kompromisse zu machen, weil ansonsten wäre der PD nicht so weit entfernt von Fratelli d'Italia. Auch sie sind bei 22-23%. Se non l'hanno fatto, non è colpa nostra. Una domanda anche finale, visto che comunque avete citato Meloni e oltretutto un elemento comunque che è nella discussione pubblica è il fatto che Meloni possa diventare la prima premier donna della Repubblica Italiana, però il dibattito che c'è su questo è anche se questo appunto l'essere la prima premier donna rappresenti più o meno una garanzia per le tematiche legate ai diritti delle donne, alle questioni diciamo ai diritti civili, alle questioni di genere. Su questo è un tema che sentite, qual è la vostra posizione? Ecco, su questo penso appunto un argomento, l'ha già appunto prima menzionato Giulia, per esempio appunto proprio ieri se ne è discusso, no, sul Tageszeitung, di questa proposta del feto, eccetera, eccetera. Io onestamente, ecco, questa delle donne forse è più una sua battaglia che mia. Io ritengo, e anzi sempre mi auguro, che a prescindere che sia uomo o che sia donna, ci sia una persona competente e che faccia bene il suo lavoro. Dopodiché certamente bisogna incentivare le donne sia in politica, ma anche naturalmente in tutti gli altri settori, però ecco, certamente è una cosa buona, ma a mio parere, ecco, non la vedo come una cosa... ecco, sostanziale, questo voglio dire. Ja, bei mir ist es anders. Also ich würde mir sehr eine weibliche Premierministerin wünschen, aber natürlich finde ich es bedauerlich, dass eine Frau, die ganz klar sich der männlichen Welt angepasst hat, die eine männliche Sprache benutzt, die gegen Frauenförderungsmaßnahmen ist, die so auf die traditionelle Familie setzt und ziemlich gestrige Positionen hat, dass gerade so eine Frau jetzt die erste Ministerpräsidentin wird. Und oft stellt man sich die Frage oder wird einem die Frage gestellt, ja, warum kommen die Frauen bei den Rechten mehr an die Spitze als bei den Linken? Und da habe ich eine ganz einfache Antwort. Die linken Frauen sind Feministinnen, setzen sich für andere Frauen ein und haben dadurch viel mehr Widerstand in der eigenen Partei. Die rechten Frauen, wie das auch Rita gerade gesagt hat, sagen, mir ist es egal, ob Mann oder Frau, passen sich diesem männlichen System an, kämpfen nicht so sehr für andere Frauen und sind deswegen viel leichter verdaulich von der Männerwelt. Und deswegen ist es ein Paradoxon, dass gerade in den rechten Parteien Frauen, die eben nicht Feministinnen sind, viel leichter an die Spitze kommen als die Feministinnen bei den linken Parteien. Beh, io penso su questo, a dire la verità, che aiutare le donne sia naturalmente in politica, ma come in tutti i settori del lavoro, perché anche nel settore lavorativo per una donna naturalmente è sempre più complicato, no? Quindi non solo in politica. Però io penso che non è una questione, ecco, di quote rosa. Quote rosa possono servire bene, però le devi imporre. Io penso che invece... forse molto più semplice, molto meglio sarebbe invece mettere le donne in condizione da poter esporsi e anche di poter avere il tempo tante volte, no, di dedicarsi
per esempio, ha un'attività politica, perché è chiaro che una donna quando è giovane ha magari i bambini piccoli e giustamente o non ha la voglia o non ha il tempo. Perché? Ma perché certamente mancano anche le strutture, questo ce lo dobbiamo dire. Ja, aber nicht nur die Strukturen, sondern die Männer müssen die halbe Familienarbeit übernehmen. Und diesen gesellschaftlichen Wandel, Frauen waren ja jahrhundertelang unterdrückt und hatten keinen Zugang zum öffentlichen Leben, waren auf das Private beschränkt. Da geht natürlich nicht von alleine, von einem Tag auf den anderen. Da braucht es sogenannte positive Aktionen, die gehen von den Quoten für politische Ämter bzw. hohe Ämter in der Wirtschaft bis zu gezielten Maßnahmen, damit Männer ihren Teil der Familienarbeit übernehmen und für beide, für Väter und Mütter, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefördert wird, eben auch durch Kinderbetreuungseinrichtungen und so weiter. Aber das ist eine Entwicklung, wenn man sagt, so wie viele rechte Frauen, ich merke jetzt, dass du da ein bisschen eine andere Einstellung hast, weil du nicht sofort die Quoten verteufelst, aber ganz viele rechte Frauen sagen, das brauchen wir alles nicht, die fähigen Frauen schaffen das von alleine und so werden wir halt nicht weiterkommen oder beziehungsweise müssen wir noch ein paar hundert Jahre warten. Ma io dico, noi siamo donne. E quindi penso che il primo compito sia proprio, forse, dico una cosa un po' forte forse, però forse il primo compito è proprio di noi donne di educare i nostri figli con un certo tipo di mentalità, perché chiaramente queste cose non cambiano, no, dall'oggi al domani, questo è sacrosanto. E oltre quello che serve naturalmente per aiutare le donne sull'atto proprio pratico, perché questo oggi ancora manca, ma manca anche da noi in Alto Adige, voglio dire, non parlo di dove, lo vediamo anche qui che mancano i posti in asilo, mancano i posti nelle kinder, come si dice, genau, un so weiter. E questo certamente non aiuta una donna a potersi dedicare a qualcos'altro, quindi non è solo una questione mentale, ma soprattutto anche di possibilità effettivamente pratiche. Da muss die Politik die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Das kann man jetzt, die Erziehung ist natürlich auch wichtig, aber man kann es nicht ins Private. Man kann es nicht abschieben, indem man sagt, die Söhne müssen richtig erzogen werden. Da muss einfach die Gesellschaft, ja auch, aber das wird nicht allzu viel nützen. Ich habe einen Sohn und habe ihn wirklich probiert, feministisch zu erziehen, aber was er dann in seinem Umfeld gehört hat, dass Mädchen weniger wert sind als Buben und so weiter, mit dem ist er dann halt aus dem Kindergarten nach Hause gekommen, er will neben keinem Mädchen sitzen. Und ich habe sicher alles versucht, ihn feministisch zu erziehen. In der Zwischenzeit hat es natürlich geklappt. Aber man steht ziemlich alleine da, wenn die Gesellschaft nicht die Rahmenbedingungen ändert, und wenn das nicht ein politischer Wille ist, dass die Gleichstellung von Männern und Frauen ein politisches Ziel ist, auf das man hinarbeiten muss und wo man auch Maßnahmen treffen muss, um das zu bewerkstelligen. Credo che su questo comunque dopo un dibattito particolarmente... Posso concludere? Sì, veloce. Una battuta veloce. Mi auguro su questo che proprio anche l'SVP, no, si evolva un attimino, perché anche, per esempio, anche all'inizio di questa legislatura, infatti lì è stata una cosa che a me ha dato molto fastidio, quando si è trattato di mettere le due assessore donne, lì su tutti i media, ma anche all'interno, si è sempre discusso no, sul fatto che allora le dobbiamo mettere, quindi no, scegliamone una o l'altra perché è donna. Questo io non lo trovo giusto nel confronto di noi donne, perché a un certo punto come si scelgono gli assessori uomini e presumo per determinate caratteristiche, e così dovrebbe essere anche nei confronti delle donne, perché è ora anche di finirla che noi donne dobbiamo essere sempre, e questo lo trovo un maltrattamento, sempre viste come, questa è stata messa perché la dovevano, c'era la quota rosa. Anche questa cosa deve finire però. Ciao, Rita, ohne Quoten wären wenige von uns in Spitzenpositionen. Man muss den Frauen auch die Chance geben. Mich hätten sie sicher auch nicht gesucht, wenn es nicht eine Quote gäbe, also bei den ersten Parlamentswahlen.
Comunque le donne a mio parere lavorano molto bene e ci mettono du musst ihnen auch die Chance geben und das ist halt manchmal ist es halt eine cosa notwendig. No, no, non voglio il dibattito, andiamo avanti a lungo secondo me volendo. Comunque a Merano ci sono molte candidate nel collegio, alles frei. Ja, wenn es um Positionen geht, die wahrscheinlich nicht erreicht werden, sind sehr viele Frauen kandidiert, das ist typisch. Tra poco più di due settimane nel collegio di Merano Venosta si potrà scegliere comunque tra varie candidate, tra le qui presenti, che ringrazio per questa discussione, ringrazio il Presidente del Consiglio Provinciale Rita Mattei, ringrazio la Senatrice Giulia Unterberger, vi do appuntamento al prossimo dibattito di Salto BZ.